Mi può Jerry. Voglio un taglio. Allora, continua a non sentirsi. Si sente? Si sente. Allora, Matera cambia sulla questione della mobilità e delle infrastrutture viarie, ha una posizione ben precisa. Sono circa 60 anni che Matera mendica i collegamenti ferroviari. E per bene che vada, se anche cominciamo oggi una lotta per avere la ferrovia a Matera, non passeranno meno di 10-15 anni. Sono tempi che oggi non possono essere più sostenuti. Matera deve essere collegata velocemente, con la Matera Gioia del Colle, al resto dell'assetto viario. E visto che ci troviamo qui alla provincia e c'è anche il Presidente, io vorrei sollecitare anche non solo queste nuove strade che non sono di competenza provinciale, ma la difficoltà del nostro territorio, la difficoltà di Matera, e anche potersi muovere per esempio da Matera per raggiungere la 106. Sono 3 anni, io lavoro in Calabria spesso, sono 3 anni che io devo scendere a Ferrandina per poi scendere in Calabria. No, è inconcepibile che una strada così importante rimanga chiusa per tanto tempo per lavori così banali. Poi non stiamo facendo una quattro corsie, ma un semplice allargamento. Così come pure 30 secondi da Matera per arrivare sulla Salerno Reggio Calabria, per parecchio tempo ho dovuto fare 30 km in più per superare il problema del ponte di Picerno. Quindi velocemente bisognerebbe spingere perché Matera sia collegata con Gioia del Colle, con l'autostrada a Gioia del Colle, e velocizzare i collegamenti, quindi terminare velocemente i collegamenti con la 106 e con la Salerno Reggio Calabria. Solo così possiamo entrare nel circuito. Grazie. Angelo Tosca. Velocemente, perché 2 minuti sono molto scarsi per affrontare un problema come quello delle infrastrutture. Ferrovia dello Stato ha bisogno, per una questione proprio morale, di un completamento. Non si può lasciare un'opera interrotta perché sarebbe un famoso vero nulla. Per quanto riguarda invece il sistema di raccordo ferroviario che deve collegare Matera in aree metropolitane come quella di Bari, è fondamentale il rafforzamento delle falde con linee che siano veloci, rapide e che collegano non solo la città di Bari ma probabilmente anche l'aeroporto. Arriviamo al problema infrastruttura strade. Sicuramente la battaglia forte che deve fare la città di Matera, ma deve fare il territorio, la Basilicata nel suo insieme, ma anche le regioni limitrofe alla Basilicata, è il rafforzamento non solo della Matera Gioia come raccordo autostradale, ma immaginare il completamento dell'autostrada, che non può essere un doppio nodo da 106, ma proprio sulla autostrada che collega Gioia del Colle a Matera, ma attraverso Riesce, attraverso la zona industriale da Martella, attraverso la Val Basento, attraverso la parte più in ritardo della regione Basilicata, si colleghi poi all'autostrada del Sole in prossimità dell'aggancio con Cosenza. Solo così avete completamente uno schema autostradale corretto per l'intero paese. Rimane il dato di rafforzare, di completare la Padana, che è un'opera simbolo del ritardo di questa regione. Sono anni che se ne parla, 30 anni per inaugurare a pezzi questa strada. Va rimodellata la Matera Motoconto, perché è fondamentale raccordarci con le coste ioniche, ma va sicuramente messa al primo punto un allargamento, un rifacimento della Matera Val Basento, perché sulla Matera Val Basento ci sono tempi di rallentamento che sono biblici. Ultimo punto, importantissimo, la Matera Bari. La Matera Bari è una strada nevralgica per noi. Se non pretendiamo dalla Regione Puglia, dopo che gli abbiamo dato l'acqua, dopo che gli abbiamo tutto quello che è necessario, mettere al primo punto la fine di questa infrastruttura fondamentale con Bari, noi saremo una città isolata, responsabilità ed una classe politica incapace di gestire le logiche di rapporto che ci devono essere tra una regione come la Basilicata e come la Regione Puglia. Io addebito a questa insipienza gestionale il ritardo in cui è caduta la nostra città. Grazie. Allora, continuiamo con Mimmo Savino. Sì, buonasera a tutti.
Allora, innanzitutto noi vogliamo far riflettere su un punto. Noi distinguiamo le infrastrutture, sentiamo sempre parlare di infrastrutture, in strade, grandi opere. Noi questi discorsi ci interessano pochissimi. A noi ci interessa invece porre l'attenzione su quelle che si vengono chiamate o possono essere chiamate infrastrutture immateriali. A cosa servono le strade? Servono a collegare le persone, a collegare le idee tra di loro. E questo oggi è possibile attraverso la rete, attraverso internet. Noi siamo in questo momento, posso dire, i principali portatori degli interessi che provengono dalla rete internet. E vogliamo, sposiamo questa causa e vogliamo fare una serie di proposte che ora non si potranno fare per motivi di tempo. Naturalmente esiste anche il collegamento con lo fisico. E per questo, nell'ottica di non costruire nulla di nuovo, ma di utilizzare quello che esiste, che è un po' la filosofia alla base di tutte le nostre proposte, noi diciamo una cosa molto semplice, tenendo conto di quelle che sono le competenze che può avere un sindaco. Quindi io non vado a parlare di strade provinciali, eccetera, è normale che un sindaco può fare opere di pressione sugli altri enti, ma quello che può sicuramente fare è promuovere, per esempio, per quanto riguarda Ferrandina, il ripristino o finalmente una corretta utilizzazione delle navette. È importante, vogliamo sottolineare questo, noi vorremmo una cosa molto semplice, parlare a Trenitalia e dire devi inserire nel programma, negli orari dei treni anche Matera. È di una banalità sconcertante questa cosa, ma non è ancora stata fatta e si può fare benissimo, e si può includere nel biglietto del treno anche, ovviamente, di conseguenza la città di Matera. Questa è una cosa che mi meraviglia che nessuno finora abbia fatto. E naturalmente vogliamo ripristinare il city terminal per i collegamenti sempre navetta con l'aeroporto di Bari Palese, e favorire e promuovere al massimo naturalmente anche il trasporto esistente su rotaia, la metropolitana leggera, e via dicendo. Grazie. Grazie. Salve, Cito. Sì, noi abbiamo elaborato un programma che sul nostro sito, metamatera.it, a pagina 19, trovate tutto quello che c'è scritto a proposito delle ambizioni, dei desideri, delle esigenze che questa città ha. Il vero problema però rispetto al sistema infrastrutturale è quello di riuscire a essere parte della programmazione regionale. Non è possibile immaginare che la regione Basilicata programmi le scelte per le infrastrutturazioni del territorio, cosa estremamente necessaria su tutto il territorio regionale, e l'amministrazione comunale o l'amministrazione provinciale non diventino protagonisti nelle scelte, quanto piuttosto destinatari di scelte. Se fossimo stati protagonisti, se fossimo stati coinvolti, avremmo certamente sostenuto, al di là della esigenza della Calonica, della Saurina e via di seguito, e credo che ragionando un po' tutti insieme, l'opportunità di infrastrutturare con asse viario del quale si è sempre parlato, i poli produttivi di Esce, la Martella, Ferratina, le aree turistiche del Pollino, l'area turistica di Maratea, di Viso e Corva Pasqualinare, il tratto Gioia del Colle, Matera, credo che sia una cosa talmente elementare e semplice da comprendere l'utilità che mi pare anche superfluo continuare a parlare, solo che non è una scelta che la regione Basilicata fa, quanto piuttosto il collegamento tra Potenza e Bari, che credo sia un asse infrastrutturale strategico e importante per l'intero mezzogiorno d'Italia. Solo che qualcuno se ne va a accorgere e ancora non è successo. 30 secondi. Sistema ferroviario, va messo in discussione la scelta che è stata fatta, ma va messo in discussione rispetto all'esigenza di collegare non Matera con una stazione ferroviaria, quanto piuttosto la Sicilia con l'Adriatico, passando la Matera. Se così si fa, c'è una risposta reale al sistema ferroviario. Se non è così, si rischia di avere un tronco morto che sarà immediatamente richiuso. Falda. Le falde devono diventare metropolitane urbane e devono essere metropolitane territoriali per collegare Matera all'aeroporto di Bari Palese. La cosa è possibile. Grazie.